Dicevo prima che per presentarvi l'oratorio di stasera mi ci vorrebbe un'oretta a me, quindi io ho concentrato moltissimo giusto per farvi, per darvi un'idea di chi sono, anche perché in effetti ambedue hanno veramente nei loro settori raggiunto risultati di notevole livello. Leggo perché è difficile ricordare tutto. Come avete visto dalle nostre locandine, i nostri oratori di stasera sono fratelli, sono l'architetto Michele De Lucchi e il chimico Ottorino De Lucchi. Michele De Lucchi si è laureato in architettura a Firenze e il suo percorso principale si è svolto nella progettazione di lampade e arredi, alcuni dei quali sono stati prodotti dalle più famose aziende italiane. Ha progettato e restaurato edifici in tutto il mondo, lavorando ad esempio in Giappone, in Germania, per la Deutsche Bank in Svizzera, per la Novartis, in Italia per Enel, Telecom Italia, Poste Italiane, ERA e Intesa San Paolo. Ha progettato edifici museali come la Triennale di Milano, il Palazzo delle Esposizioni a Roma e il Neues Artes Museum a Berlino. Molti dei suoi lavori sono esposti in musei e gallerie in varie parti del mondo, come ad esempio nel Centro Pompidou a Parigi, i musei di design in Europa, negli Stati Uniti e in Giappone. Dal 2001 è professore presso la Facoltà di Arte e Design dell'Università di Venezia e dal 2008 anche in quella dell'Università di Milano. Nel 2006 ha ricevuto il dottorato onorario dell'Università di Kingston e, giusto per finire, nel 2000 ha ricevuto dal Presidente Ciampi l'onorificenza di ufficiale della Repubblica Italiana. Qui mi fermo, ma ci sarebbe molto altro da dire. Ottorino De Lucchi invece si è laureato in chimica nel 75 e successivamente si è laureato in farmacia nel 77 presso l'Università di Padova, in tutti e due i casi. Ha lavorato presso prestigiosi gruppi di ricerca accademici sia in Europa che negli Stati Uniti, come ad esempio presso l'Università di Puerto Rico, l'Università di Würzburg e il Gustav Research Institute a New Orleans. È stato prima ricercatore all'Università di Padova e poi è diventato professore ordinario prima all'Università di Sassari e dal 1990 è professore all'Università Ca' Foscari di Venezia. Ha rivestito cariche importanti in campo universitario, è stato ad esempio direttore del Dipartimento di Chimica dell'Università di Sassari, membro del Consiglio di Amministrazione e prorettore dell'Università di Venezia. I suoi principali interessi di ricerca sono nell'ambito della sintesi di molecole organiche, anche ma non solo l'interesse farmaceutico. È autore di oltre 300 pubblicazioni e brevetti, ha tenuto più di un centinaio di conferenze e convegni a università sparse direi un po' ovunque nel mondo. È membro delle società chimiche italiana e americana e nell'ambito della società chimica italiana è stato presidente della divisione di chimica organica, insignito di molte onorificenze, tra cui la medaglia Shamshan, il premio Federchimica, la Zanita Lecture e la medaglia Piria, che sono tutte onorificenze per i non addetti ai lavori che la società chimica italiana conferisce a chi ha raggiunto risultati di notevole livello nel campo, nel campo della chimica. Io a questo punto mi fermo perché credo che poi ancora molte cose interessanti sia del loro lavoro che della loro vita ce le racconteranno loro durante questa conferenza e vi ringrazio moltissimo di essere venuti a Firenze a trovarci. Grazie. Pronto? Grazie Gianna e grazie a tutti voi di essere presenti stasera. Dove cominciamo subito? Comincio io. Allora, questa conferenza, questa chiacchierata
si titola Chimica, architettura e altri piaceri, oppure architettura, chimica e altri piaceri, e racconta di come una coppia di fratelli gemelli che hanno scelto due settori professionali apparentemente tanto diversi, chimica e architettura, avendo ormai raggiunto i 61 anni di età, cioè questa settimana, siano ancora felici della loro scelta. Ecco, questa è un po' la storia di una conferenza che è nata, sinceramente ci accusiamo a vicenda Lana Bernardi, che è la direttrice della scuola di Garniano, e io di averla inventata. Adesso io non so chi di due l'abbia inventata, lei dice che sono stato io dico che è stato lei. Comunque, chi ci è dato di mezzo è il povero fratello Michele, il quale viene e insomma, ci racconta anche lui le sue storie in questa avventura. È contento anche lui di farlo più che altro, perché è stata un'occasione per avvicinarci, per stare un po' assieme, per raccontare delle cose, per fare una cosa che sinceramente non avevamo mai fatto, che è quella di fare una conferenza assieme. Adesso nel discorso e in quello che sarà il prosieguo della conferenza, vedremo perché noi ci crediamo e perché siamo contenti di aver scelto per tutte e due queste professioni e qual è la morale che c'è dietro a questo discorso. Questo è un filmato, spero che lo vediate, che molti di voi probabilmente conoscono, che serve più che altro a metterci nell'atmosfera e un po' entrare in quelli che sono i discorsi che poi proseguiranno. È un filmato che riguarda, lo vedete, No, io voglio dire una cosa invece, mentre incominciate a guardarlo, pensate che anche questo è un film che in qualche maniera ci mette insieme, perché questo film è stato ideato e girato da uno dei più grandi designer e architetti americani, Charles Lucci, molti anni fa. They begin with a sea 1 meter wide, which we view from just 1 meter away. Now every 10 seconds we will look from 10 times farther away, and our field view will be 10 times wider. This square is 10 meters wide, and in 10 seconds the next square will be 10 times as wide. Our picture will center on the pictures, even after they've been lost to sight. 100 meters wide, the distance a man can run in 10 seconds. Cars crowd the highway, powerboats lie at their docks. Colorful bleachers are soldiers' field. This square is a kilometer wide, 1,000 meters. The distance a racing car can travel in 10 seconds. We see the great city on the lake shore. 10 to the fourth meters, 10 kilometers. The distance a supersonic airplane can travel in 10 seconds. We see first the rounded end of Lake Michigan, then the whole Great Lake. 10 to the fifth meters, the distance an orbiting satellite covers in 10 seconds. Long parades of clouds. The day's weather in the Middle West. 10 to the sixth, a 1 in 6 zeros, 1,000,000 meters. Soon the Earth will show as a solid sphere. We are able to see the whole Earth now, just over a minute along the journey. The Earth diminishes into the distance, but those background stars are so much farther away that they do not yet appear to move. A line extends at the true speed of light. In 1 second, it half crosses the tilted orbit of the moon. Now we mark a small part of the path in which the Earth moves about the sun. Now the orbital paths of the neighbor planets, Venus and Mars, then Mercury. Entering our field of view is the glowing center of our solar system, the Sun. Followed by the massive outer planets, swinging wide in their big orbits. That outer orbit belongs to Pluto. A fringe of a myriad comets too faint to see completes the solar system. As the solar system shrinks to one bright point in the distance, our sun is plainly now only one among the stars. Looking back from here, we know 4 southern constellations, still much as they appear, from the far side of the Earth.
This square is 10 to the 16th meters, one light year, not yet out to the next star. Our last 10-second step took us 10 light years further. The next will be 100. Our perspective changes so much in each step now that even the background stars will appear to converge. At last, we pass the bright star Arcturus and some stars of the Dipper. Normal but quite unfamiliar stars and clouds of gas surround us as we traverse the Milky Way galaxy. Giant steps carry us into the outskirts of the galaxy. And as we pull away, we begin to see the great flat spiral facing us. The time and path we chose to leave Chicago has brought us out of the galaxy along a course nearly perpendicular to its disk. The two little satellite galaxies of our own are the Clouds of Magellan. 10 to the 22nd power, a million light years. Groups of galaxies bring a new level of structure to the scene. Glowing points are no longer single stars, but whole galaxies of stars, seen as one. We pass the big Virgo cluster of galaxies among many others, 100 million light years out. As we approach the limit of our vision, we pause to start back home. This lonely scene, the galaxies like dust, is what most of space looks like. This emptiness is normal. The richness of our own neighborhood is the exception. The trip back to the picnic on the lakefront will be a sped-up version, reducing the distance to the Earth's surface by 1 power of 10 every 2 seconds. In each 2 seconds, we'll appear to cover 90% the remaining distance back to Earth. Notice the alternation between great activity and relative inactivity, a rhythm that will continue all the way into our next goal, a proton in the nucleus of a carbon atom beneath the skin on the hand of a sleeping man at the picnic. The 9th meters, 10 to the 8th, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We are back at our starting point. We slow up at 1 meter, 10 to the 0 power. Now we reduce the distance to our final destination by 90% every 10 seconds. Each step much smaller than the one before. At 10 to the minus 2, 1/100th of a meter, 1 centimeter, we approach the surface of the hand. In a few seconds, we'll be entering the skin, crossing layer after layer from the outermost dead cells into a tiny blood vessel within. Skin layers vanish in turn. An outer layer of cells, felty collagen. The capillary containing red blood cells and a roughly lymphocyte. We enter the white cell. Among its vital organelles, the porous wall of the cell nucleus appears. The nucleus within holds the heredity of the man in the coiled coils of DNA. As we close in, we come to the double helix itself. A molecule like a long twisted ladder whose rungs of paired bases spell out twice, in an alphabet of 4 letters, the words of the powerful genetic message. At the atomic scale, the interplay of form and motion becomes more visible. We focus on one commonplace group of 3 hydrogen atoms bonded by electrical forces to a carbon atom. 4 electrons make up the outer shell of the carbon itself. They appear in quantum motion as a swarm of shimmering points. At 10 to the minus 10 meters, 1 angstrom, we find ourselves right among those outer electrons. Now we come upon the 2 inner electrons held in a tighter swarm. As we draw toward the atom's attracting center, we enter upon the vast inner space. At last, the carbon nucleus, so massive and so small. This carbon nucleus is made up of 6 protons and 6 neutrons. We are in the domain of universal modules. There are protons and neutrons in every nucleus, electrons in every atom, atoms bonded to every molecule out to the farthest galaxy. As a single proton fills our seed, we reach the edge of present understanding.
Are these some quarks in intense interaction? Our journey has taken us through 40 powers of 10. If now the field is one unit, then when we saw many clusters of galaxies together, it was 10 to the 40th, or 1 and 40 zeros. Abbastanza inquietante, no? Dunque, questa è una cosa che ci riguarda e riguarda l'argomento di questa sera, perché tutto quello che avete visto, bene o male, è materia, materia. E quello che in pratica facciamo io e Michele, o Michele e io, è trattiamo con la materia. Michele nella materia, diciamo, nella sua forma più grande, che può essere plasmata, che può essere in qualche modo gestita e definita. Io con quella più piccola che può essere definita e plasmata e messa in qualche modo sotto una certa forma. Più piccola degli atomi non si può andare perché lì c'è l'energia che piglia il sopravvento sulla materia, per cui si ragiona in una maniera diversa. La meccanica quantistica è diversa dalla meccanica razionale ed è molto più difficile da ragionarci sopra. Ma comunque, in ogni caso, io sono sulla parte più piccola e Michele sulla parte più grande. Adesso lì vedete una fotografia di quando eravamo uguali. Adesso a vedersi così non sembriamo più tanto uguali, ma non sapete che fatica abbiamo fatto per diventare differenti. E lì capite anche come poteva essere successo alla nostra madre e al nostro padre di considerarsi praticamente una persona sola. Non era il caso di distinguere Ottorino da Michele o Michele da Ottorino. Noi eravamo i gemelli. Sì, dovete sperare che noi veniamo da una famiglia un po' strana, che era fatta di 8 figli maschi e noi eravamo i più vecchi. Per cui era un po' gioco forza dividerci per due, per cui si poteva trattare un po' meno di persone, insomma. E noi eravamo i gemelli, non c'era modo di chiamarci per due. I gemelli erano un po', erano lì, andavano dei nonni. Gemelli, venite a mangiare, gemelli, andate a letto. Questo era il nostro, quello che sentivamo nelle nostre orecchie. Quindi dopo un po' un lack di personality lo abbiamo proprio percepito sulla pelle ed è stata la ragione per la quale mi sono fatto crescere la barba. E come potete immaginarvi, l'ho tagliata poche volte nella vita. E non potrei nemmeno tagliarla oggi. Perché oramai è lì attaccata. Una volta che me ne sono un po' accorciata, una mia figlia mi ha detto: ma cosa hai fatto? Ti sei tagliato la barba, ti sei tagliato la faccia. E ha avuto come l'impressione che mi fosse tagliato la faccia. E quando penso a questo, perché in realtà non è che penso sempre al fatto che siamo gemelli, che ho un fratello gemello, anche se vi assicuro si sta molto bene con fratello gemello. Ma mi viene sempre in mente quando nostro padre ci raccontava come eravamo nati, quando siamo nati, e ci faceva venire la pelle d'oca e ci raccontava questa storia. Perché lui e io siamo nati a Ferrara. Nel 1951, quando c'era stata la grande alluvione del Po, che aveva rotto gli argini e fatto grandi disastri su tutto il paese. E mio padre non poteva essere a Ferrara la notte che siamo nati. Io sono nato alle 3.40, lui alle 3.50. E quella notte aveva dormito in una casa privata, nella stanza dove da poco tempo era morta una signora. Poi ci racconta, viene con i primi di pronto, ancora vero. Ci racconta di quando tu la sai la storia. Nostro padre aveva un po' di sensibilità, come si dice, di chiaro del centro. E quella notte, dormendo nel letto di questa signora appena morta, proprio nell'ora nella quale siamo nati, ha visto la porta che si apriva, ha sentito la porta che si apriva. E allora si è assunto sul letto, ha visto e ha sentito la porta che si apriva ed una candela portata da qualcuno, da uno spettro, da un fantasma, da chissà che cosa,
che entrava molto lentamente, si conferma quella frase da contarla, questa entrava molto lentamente dentro la stanza, e questa candela si è fermata davanti al letto, e quando si è fermata si è ripresa in due, molto lentamente, la fiamma, la fiamma sono diventate due fiamme. Poi le fiamme si sono ricomposte e la candela è uscita dalla stanza. Lui ha detto che era molto tranquillo, non ha preso paura per niente, probabilmente era ubriaco. E così è passata la strada, dopo non ci ha più pensato. La mattina dopo ha saputo che allora non c'era l'ecografia, per cui non si sapeva che erano due, ha saputo che gli erano nati due figli gemelli. Ecco, questa storiella della fiammella è un po' è proprio la metafora anche della nostra esistenza, e adesso sapete perché. Comunque il fatto sta che appunto io sono diventato architetto e ho cominciato a fare tanti progetti. E devo dire con grande soddisfazione e piacere di fare le cose. In particolare di ideare anche delle cose che non necessariamente poi avrebbero dovuto essere realizzate, come questa città che è stata progettata in Georgia per dare vitalità alla costa sul Mar Nero, ed è una città, come vedete, con molti edifici, dei quali due sono stati costruiti e un terzo è in costruzione in questo momento. Dunque, prima dicevo, questo chiacchierata, perché non è neanche un seminario, non è neanche una conferenza, mi hanno convinto a farla, e anche questa che era la seconda volta che la proponiamo, perché ha una morale. La morale sotto è quella che non è tanto importante, anche se si nasce uguale, non è importante la professione che si piglia, ma è importante come la si affronta questa professione. Un modo, ci sono praticamente due approcci di solito a quello che si deve fare. Uno è un approccio creativo e uno è un approccio un po' deduttivo. Non è che uno è per forza un creativo e quell'altro un deduttivo, sono tutti e due, non si può tagliare con l'accetta il fatto che uno è un creativo e l'altro un deduttivo, ci sono tutte e due queste componenti, però bisogna metterle appunto dove il talento porta di più. Per quanto riguarda la creatività, uno deve anche pensare a quello che deve fare, e questa è una cosa bellissima che si poteva fare in università, cioè quella che sia in piena libertà di poter ideare quello che si poteva fare. Questa è una molecola che non è mai stata fatta e neanche probabilmente verrà mai fatta, e che ha un aspetto abbastanza eclatante per quanto riguarda la chimica e l'architettura, ed è il fatto che la forma della molecola finale, vedete che racchiude uno spazio, per cui c'è una forma esteriore e una forma interna. Nella molecola è molto importante questo, perché specialmente negli enzimi dove c'è bisogno di una forma della molecola, e più importante ancora della forma della molecola è il vuoto che questa molecola crea, cioè questi pertugi dove entra quella molecola che dopo viene sviluppata e che dopo fa la chimica. Ecco, quindi il piacere di ideare è un piacere che diciamo in qualche modo ci accomuna tutti e due. È il momento diciamo più, forse anche più libero di tutto l'aspetto delle professioni. Appunto, creare, inventare. Questo è un progetto che non verrà mai realizzato e non ha importanza. È fatto così, sta in questa specie di paesaggio fantastico e assolutamente astratto, proprio per rendere percepibile il senso che è un prodotto della mente. Ma questo progetto ha una particolarità, cioè che è fatto da moduli tutti uguali, che montando insieme realizzano una forma non modulare ma completamente espressiva. Ecco, lo stesso vale per questo tipo di molecole. Questa è, diciamo, la molecola che vedete all'inizio di quel foglio. È una molecola che è ripetuta per tre volte attraverso una reazione che noi chiamiamo di ciclo trimerizzazione, da quella molecola un po' fatta a cupola, che può continuare e progredire fino alla molecola finale che è scritta in fondo. Cioè il concetto del modulo del mattone è un qualcosa che si ripete
che fa sì che da un piccolo mattoncino si possa produrre un qualcosa di più grande e di diverso. Inventare idee ha molto a che fare con il sogno, ha molto a che fare con la possibilità di buttare la propria mente al di là di quello che si conosce, al di là di quello che si vede normalmente, che si tocca e che è conosciuto. Guardare oltre, guardare dove lo sguardo proprio non ha limiti. Poter proprio buttarsi del tutto al di là della siepe, al di là del muro, nell'ignoto, in quello che non si sa, è una caratteristica dell'architettura. Quando si fa architettura non si fa mai la stessa cosa due volte. Sempre si cerca di rilanciare gli obiettivi, sempre si cercano delle ambizioni più grandi. Ecco, sì, questo è un concetto importante sia per quanto riguarda le ambizioni sia per quanto riguarda il sogno. Soprattutto, appunto, si deve essere da qualche parte, in qualche momento, in qualche contesto, la possibilità di sognare. E questo l'università una volta lo dava, questa possibilità qui. Qui per sognare, poi sapete benissimo che i chimici sanno che il sogno di Quiquilé è stato quello di inventare l'aromaticità, e mi sembrava giusto in suo onore presentare anche qui una molecola aromatica che è un progetto sulla quale poteva venire costruita, sempre partendo da una molecola piccola e ripetendola nelle varie sue possibilità di congiunzione. È realistico quello, cioè potrebbe venire fuori, non verrà mai fatta, nessuno mai darà un finanziamento per fare quella roba lì, però è una cosa che ha la sua fondamento. Ugualmente, sognare, creare, inventare in astratto, alla fine ti porta sempre inevitabilmente a realizzare qualcosa di tangibile, di vero, di duro e di solido. In questo caso questo è il Ministero degli Interni in Georgia. La Georgia è un paese nel Caucaso, proprio nel sud, nell'estremo sud della vecchia Unione Sovietica, ed è un paese che ha una grandissima personalità, un grandissimo senso di indipendenza che è stato soggiogato dal mondo sovietico per tanti anni e che da quando è potuto diventare indipendente vuole proprio dimostrare di essere un paese con delle caratteristiche assolutamente peculiari e autoctone. E quindi mi hanno chiesto, io ho realizzato molti progetti in Georgia, mi hanno chiesto proprio quello che è la più bella cosa che un architetto si può aspettare di ricevere, cioè l'incarico di disegnare degli edifici che esprimano l'orgoglio nazionale, dove i georgiani possono riconoscersi, possono dire questa è una cosa georgiana nostra, assolutamente nostra. Vi dico, in Georgia quando presento un progetto il rischio più grande, la paura più grande che ho è che mi dicono sì è bello ma è un po' sovietico. Ecco, quando dicono così è finita, non c'è possibilità di recuperare nessun caso. Quindi le cose più stravaganti, più basse, ma mai che abbiano la memoria di qualche cosa che li lega al loro recente passato. Vedete questo edificio qua? Questo edificio qui che l'abbiamo fatto, lui l'ha fatto con i suoi ragionamenti, è fatto in modo tale che si ripeta per quattro volte tutto attorno alla stessa struttura, per cui anche qui chi l'ha fatto, chi faceva i vetri, chi faceva le cose, li faceva per quattro perché è simmetrico. Bene, anche nella chimica la simmetria è importante, nelle molecole che vedete cioè, la simmetria è associata alla chiralità e al mondo della chimica, della sintesi simmetrica, per la quale un aumento di simmetria favorisce il sistema, come per lui è stata una questione di economia e quindi di poter fare le cose meglio e più facilmente. Anche per noi, facendo quel tipo di molecole lì, le cose si sono migliorate. Non vado in dettaglio perché chiaramente non si vuole più tempo, però la simmetria è un concetto che serve e che vale in tutti i campi in cui ci sono questo tipo di materiali, di soggetti. Ecco, fare, sognare, inventare ha molto a che fare con la necessità di sperimentare, con la necessità di andare a vedere cosa succede quando si fanno certe cose, quando si usano certe tecnologie, certi materiali.
anche oggi, soprattutto quando si torna a utilizzare materiali naturali molto, molto semplici come il legno, quando si usano tecniche molto, molto banali e che possono sembrare aggressive come la motosega. Io passo quel poco di tempo libero che riesco a rubare alla professione proprio scolpendo delle casette come questa che vedete, totalmente con la motosega. Ed è una sperimentazione che mi aiuta moltissimo, non solamente per fare degli oggetti, per vedere, ma proprio per arrivare quasi in una maniera zen alle forme più elementari, più antiche, più arcaiche e alla fine più originali. Io con la motosega le molecole faccio fatica a farlo. Il fatto di sperimentare è una gran cosa. Sperimentare è una cosa che forse non tutti si rendono conto di quanto di qual è il valore di sperimentare, perché è proprio con gli sbagli, con il fatto che si pensa una cosa e ne viene fuori un'altra che si progredisce. Nello sperimentare ho voluto far vedere un vecchio progetto nel quale si potevano fare delle molecole, e abbiamo fatto delle molecole in cui c'erano dei doppi legami che erano messi in una maniera un po' strana, cioè i doppi legami potevano essere messi in parallelo e in serie, e a seconda di come venivano messi avevano determinate proprietà. È stata una bellissima esperienza e un bellissimo sperimentare. Lascio come esempio senza andare più in dettaglio, perché è una cosa che si passa in questo momento. E alla fine, quando la sperimentazione, anche quella più astratta, più fantasiosa, più fantastica, diventa realtà, allora la soddisfazione è ancora più grande, ma soprattutto le potenzialità sono ancora più grandi. Lavorando con la motosega, quindi lavorando, facendo le cose di per me, con le mie mani, ho una straordinaria possibilità di sbagliare. Come diceva Torino, la possibilità di sbagliare deve essere inclusa nella possibilità di sperimentare. Sperimentare con la paura di sbagliare è paralizzante, anzi non si sperimenta più, si fa quello che si conosce perché per paura di sbagliare. Invece quando si sbaglia facendo con le mani, quando si sbaglia facendo di proprio, ogni sbaglio diventa una competenza acquisita e sicuramente diventa una ragione in più per non sbagliare la seconda volta. Attuare significa fare qualcosa che dopo viene prodotto proprio in realtà per quello che serve. Questo è un progetto che ci ha portato alla sintesi di questa molecola che si chiama citalopram. È una molecola che serve contro la depressione. E il problema era che non si riusciva a fare in forma enantiopura. Sviluppando un sistema completamente diverso, che è quello che vedete raffigurato lì, su quale non vado in dettaglio, siamo riusciti a far sì che la via potesse essere resa tale per cui l'ultima molecola era in quella forma lì. Cioè, fate conto che quelle molecole lì esistono come sono le due mani, no? Una sinistra e una destra, che sono diverse perché non potete mettere il guanto destro dentro quello sinistro e viceversa, e bisogna fare solamente quella di una mano, quella sinistra, e in questo modo siamo riusciti a farla in qualcosa che in altri metodi non era possibile, ed è una molecola che adesso è in commercio sotto vari nomi. Quando si inventa, si sperimenta, si attua, è tutto un processo per capire le cose. Nel mio mondo di architetto mi sono capitati moltissimi progetti nei quali ho sperimentato e ho capito, ma mi sono anche stati dei progetti nei quali veramente ho imparato delle cose che non avrei potuto imparare altrimenti. Soprattutto quando mi è capitato di progettare dei musei e di musei archeologici. Questo è il Museo Egizio della Preistoria di Berlino, il Neues Museum, dove proprio con il problema di realizzare gli interni mi sono preoccupato anche di sistemare i singoli reperti, le singole vetrine con dentro le storie delle varie città, delle varie epoche, dei vari reperti
dell'età del ferro, dell'età della pietra e così via. È stata una maniera stupenda per realizzare un mondo, non solo capirlo, ma renderlo comprensibile. Questo è un progetto della mia tesi di laurea nel 74-75, che riguardava appunto capire quel tipo di reazione che c'è scritto al sopra con la freccia, e bisognava capire come avveniva questo tipo di reazione. Alla fine si è scoperto che questa reazione avviene con il secondo degli intermedi che vedete lì, che si chiama ione di Regno, al quale devo dare tutto al professor Modena, che era il mio professore, perché per quale ho fatto la tesi, nel quale questo intendimento di capire era una cosa veramente importante, ed è tuttora importante anche se viene messo un po' in secondo piano rispetto ad altri aspetti. Per capire bisogna confrontare, e per confrontare bisogna mettere in relazione due cose, due mondi, due competenze. In questo caso, queste sono le centrali dell'Enel a ciclo combinato. Abbiamo trasformato le vecchie centrali a gas in centrali a gas appunto a ciclo combinato, nel quale il rendimento del gas è più che raddoppiato. Confrontare, in questo caso l'esempio è portato per uno studio che riguarda i solfossidi. I solfossidi si fanno in una maniera abbastanza strana, che è un modo particolare per poterli fare, e nel nostro caso abbiamo sviluppato un modo diverso per la quale si autogeneravano praticamente in una forma in antipura. Il discorso di confrontare riguarda un po' un'analisi ed è un ciclo un po' deduttivo della questione, per cui non solo bisogna inventare, ma anche bisogna in qualche modo riuscire a confrontare quello che si è fatto con quello che c'è attualmente e quello che ci potrà essere anche in un prossimo futuro. Nella biblioteca della chiamata della Manica Lunga alla Fondazione Giorgio Cini a Venezia, abbiamo proprio combinato tutte le biblioteche del convento, tutte le biblioteche della fondazione in un unico grande spazio nel quale si mettono a confronto tutte le epoche, e questa è la biblioteca di arte più grande del mondo, in uno spazio veramente unico, storico, stupendo, che era il vecchio convento dei Benedettini all'isola di San Giorgio. E questo era il corridoio che metteva insieme, dove si entrava nelle celle, e i monaci avevano la porta della cella proprio che guardava questo spazio. E le porte delle celle le vedete ancora lì sotto, quelle porticine che ci sono là in basso. E oggi dentro le celle dei monaci si studia. Anche noi, di solito, questa è una cosa che ho fatta proprio con l'intesi, ed è il fatto di avere il piacere di fare le cose come chimico. Come chimico ci piace veramente assemblare tutte le apparecchiature e avere le cose che servono a fare un qualcosa nella maniera più giusta. Il fatto di lavorare bene è un qualcosa che è importante, e il fatto di valutare come fare le cose nel migliore modo possibile è un argomento molto importante. Non ha importanza quello che riguarda il caso specifico, perché è proprio una stupidaggine. Ma comunque, sinceramente, molti lo conoscono tra i chimici che sono qui, e questo è il primissimo articolo che è uscito su un aggeggio di questo tipo, fatto con il vetraio di Padova. Nel lavoro della progettazione, soprattutto degli interni, capita spesso di fare dei progetti che non sono realizzati in un solo esemplare, ma che sono dei modelli poi per essere applicati e utilizzati in molti casi per molto tempo. Quando abbiamo progettato le poste italiane, gli uffici postali italiani, abbiamo progettato un modello che sapevamo che avrebbe dovuto essere sviluppato e applicato in 16.500 esemplari, e quindi era proprio un tema di progettare un qualche cosa che poi avesse una facilità di applicazione dappertutto,
dalle isole Eolie a Bolzano e alla Barbadie, sempre utilizzando gli stessi elementi e sempre adatti per essere installati in edifici antichi, in edifici moderni, in spazi piccoli e in grandi uffici postali. In questo caso l'applicazione riguarda una sintesi che serve per fare quello si chiama isosorbide 5 nitrato, che è un farmaco che si piglia quando si ha l'enzima pectoris. Il sistema per poterlo applicare, per poterlo fare in quantità industriale, è stato quello di nitrare completamente il sistema e poi tornare indietro. L'idea di arrivare nitrando solamente uno dei due idrossili, si chiamano quelle parti della molecola, ma di farli tutti e due e poi tornare indietro, è stata l'idea che ha fatto sì che questo progetto potesse essere applicato a livello industriale. Io nitro sempre i miei progetti. Una dei piaceri più grandi sia quando appunto quello che si fa ha possibilità di essere diffuso e prodotto in grande numero e diventa proprietà di tutti quanti, conoscenza di tutti quanti. Questa possibilità di diffondere è veramente una grande condizione del mondo di oggi ed è uno dei grandi vantaggi che noi viviamo oggi senza rendersene conto. Anzi, di più delle volte lo sfruttiamo in maniera negativa. Ma la capacità che oggi abbiamo nella nostra organizzazione civile, industriale e produttiva di diffondere le idee e di diffondere al numero più grande di persone, questa è una grandissima qualità. Non solamente i prodotti, anche semplicemente le idee, anche semplicemente i pensieri, anche semplicemente delle proposte che non necessariamente devono essere ripagate col denaro, ripagate in formule commerciali convenzionali. E anche noi chimici piace diffondere. Le cose che ci piace di più diffondere è quando abbiamo una copertina su un giornale, è subito dire abbastanza rilevante. Quindi il nostro modo di diffondere le cose è più quello attraverso la pubblicazione che non attraverso il grande sviluppo in grandi esemplari della stessa molecola. Quelle tue molecole lì è difficile farle diventare comprensibili dal largo pubblico, insomma. Questo è un progetto recente al quale sono particolarmente legato ed è una piccola cappella in Germania, vicino a Monaco, ed è sul percorso che si fa per andare a Santiago di Compostela. È su una stradina dove passano i pellegrini che vanno fino a Monaco. È a 2.400 km dalla meta di Santiago de Compostela. Quindi è lontanissimo. È lontanissimo e questa famiglia di Monaco mi ha chiesto di realizzare una cappella lungo la strada. Allora ho pensato, per uno che deve fare così tanta strada è meglio fare una cappella dove può stare dentro, e può sedersi, può riposarsi. E sono talmente piccole queste cappelle perché hanno delle regole molto precise nella dimensione impianti, nell'altezza e tutto quanto, che la croce non ci stava dentro e gliel'ho messa fuori e la vedete lì in fondo al prato. Ma questa idea di mettere la croce fuori non è stato solamente un artificio per liberare lo spazio dentro, è diventato alla fine veramente il simbolo di questa cappella, di questa piccola chiesetta, perché chi si siede dentro e guarda da una finestrina fuori vede fuori quella croce e vede in fondo dietro quegli alberi nelle giornate limpide proprio tutta la pianura di Monaco, nei fatti vede tutta l'Europa. Quindi è come dire, noi siamo qui, diamo una protezione e fuori, quello che c'è fuori è la croce, è il nostro credere, ma è anche il mondo della natura, il mondo del paesaggio, il mondo degli uomini che dobbiamo ammirare e contemplare. Realizzare, sì, questa è un po' la ricerca moderna, la ricerca di giorno d'oggi ci impone di realizzare qualcosa di produttivo e che poi possa essere effettivamente riversato nella tecnologia delle industrie. Noi stiamo lavorando su questo tipo di materiali che servono
per creare energia, sotto qualche aspetto fare anche qualche pigmento che può essere usato come pigmento per la pittura. Ecco, avete capito, abbiamo usato tutte queste parole che sono ideare, inventare, sognare, fare, sperimentare, attuare, capire, confrontare, valutare, applicare, diffondere, realizzare, non a caso, perché tutte queste parole fanno parte di un sistema di pensiero, di un sistema di fare le cose molto preciso, molto studiato, confermato da ricerche e da studi, che fa sì che tutto quello che noi facciamo, tutto quello che può avere risultato, che può avere successo nel nostro fare, deriva dalla nostra capacità di mettere in sequenza queste fasi, che sono la fase dell'immaginare, del progettare, del fare, del controllare e dell'agire. Quello che è importante è che ci siano tutte queste fasi, perché solo se si riesce a completare tutto il ciclo, questo si chiama ciclo di Deming, riesce a seguire un certo processo che porta alla qualità. Ed è solo attraverso il sapere che bisogna non solo ideare, perché ideare forse è una cosa bella che piace a tutti, però bisogna anche cercare di realizzarla, bisogna vedere quello che viene fuori, bisogna riuscire a pianificare quello che viene dopo. E solo seguendo un ciclo di questo tipo si riesce a progredire. Quindi l'importante è proprio sapere che bisogna completare le cose. In questo esperimento che abbiamo fatto di mettere insieme progetti di Torino e progetti miei, abbiamo proprio potuto verificare come queste parole, queste azioni, questo sistema del fare sia effettivamente applicabile sia alla chimica che all'architettura. Insomma, eravamo uguali e volevamo essere diversi. Poi sono passati gli anni e alla fine ci siamo trovati diversi e vogliamo fare di tutto per diventare uguali. Una grande soddisfazione che abbiamo avuto è quella che di aver esposto assieme, siamo stati invitati a esporre assieme al Museo delle Arti Decorative di Bordeaux, nella quale abbiamo fatto una mostra, nella quale abbiamo presentato tutte e due le cose per quanto mi riguarda, ma non per quanto riguarda la chimica, per quanto riguarda un altro aspetto e per quanto riguarda l'architettura e il design. Abbiamo fatto una mostra dei suoi lavori e dei miei lavori insieme che non ci saremmo mai aspettati di poter realizzare, mai non ho pensato di avere la voglia di fare. E neanche che la fase ce la potesse pagare. Insomma, c'è una frase che Marguerite Yourcenar riporta nella bocca dell'imperatore Adriano. Delle memorie di Adriano, che è una frase bellissima che non solamente dice quello che Ottolino e Dio facciamo, ma che spiega anche il senso del fare le cose oggi, in questo preciso momento storico, nel quale ci siamo resi conto che il pianeta sulla quale mettiamo i piedi non ha un'energia che durerà in eterno, ma e non può sempre il pianeta prendersi cura degli uomini, ma dobbiamo essere noi a prendersi cura anche del pianeta. In questo senso fare architettura e fare chimica, come ci ha dimostrato Charles Simms nel suo video iniziale, sono collaborare con il pianeta, collaborare con l'universo. È tutto questo. Io non so quanti di voi sono gemelli, però c'è qualcuno che è gemello. Stamattina la lezione ha chiesto se c'era qualcuno che c'era gemello. Io ho risposto in tre. Comunque, a me dispiace moltissimo per tutti voi, perché avere un gemello è così comodo, è così bello, si sta così bene, che veramente mi dispiace. Quello che non posso fare. Ed essere gemelli è proprio anche per questa esperienza che noi abbiamo avuto di cercare di essere diversi e poi di ricollegarci insieme. Ci ha fatto proprio capire come abbia veramente importanza cercare sempre di combinarsi insieme, cercare sempre di decidere o l'uno o l'altro, ma di decidere e l'uno e l'altro. E quello che piace a me
piace anche a Torino, e quello che piace a Torino piace anche a me, e tutto fa parte di un sistema nel quale le cose si combinano. Si combinano anche qualche volta senza confini di chiarezza e con una certa ambiguità, ma si combinano. E questa è la legge del mondo, la legge del mondo che ci permette di continuamente entrare in relazione gli uni con gli altri. Come si dice? C'è sempre una buona ragione per gettare un ponte tra due persone, tra due idee. Aspetta un attimo, questo volevo fermarmi un attimo. Scusate, questo è un grande privilegio che abbiamo chiamato chimici, qui tra quelli che sono chimici tra di noi, lo capiranno senz'altro. Cioè il fatto che se noi ad esempio vediamo un bicchiere d'acqua, non solo lo vediamo l'acqua per quello che è, cioè l'acqua che può essere neve, che può essere pioggia, che può essere mare, che può essere lago, che può essere sudore, che può essere lacrima, che può essere sete, che può essere tutto quello che volete, ma la vediamo anche sotto il suo aspetto chimico, il fatto che H2O, che è una molecola fatta di un atomo di ossigeno e due di idrogeno, che il comportamento è tale per cui gli atomi di idrogeno si combinano e si attaccano da una parte e da quell'altra, che gli atomi sono fatti di elettroni, dice, e sappiamo tutto. Chi è che riesce più ad avere uno spettro così largo a 360 gradi di tutta quella che è la materia? Solamente i chimici. Ecco, dicevo, c'è sempre una buona ragione per gettare un ponte tra chimici e architetti, tra persone, tra popoli diversi, tra civiltà diverse, tra mondi diversi. E in questo senso realizzare ponti ha veramente un significato molto speciale. E ha avuto per me un significato molto speciale quando il presidente della Georgia, dopo quella folle guerra contro la Russia, mi ha chiesto di realizzare un monumento alla pace. Un monumento alla pace, lui probabilmente si immaginava la statua di, non so, qualche dea che brandiva le armi, e gli ho consigliato, e lui ha accettato, di invece realizzare un ponte pedonale, un ponte che attraversa il centro della città di Tbilisi, che unisce le due coste, le due parti della vecchia città, e che è diventato veramente il simbolo della pace, il simbolo di Tbilisi e il simbolo di una nuova volontà di un popolo di cercare la pace. Che appena riconquistano la Georgia la prima cosa che fanno è la Georgia. In realtà questo ponte qui è stato veramente un miracolo, perché è stato realizzato tutto qui in Italia, da architetti italiani, da ingegneri italiani, da produttori italiani, è stato portato via nave e via camion in Georgia, tutto
dal momento della, dell'incarico, al momento dell'inaugurazione con il Presidente, in 9 mesi, esattamente 9 mesi. Grazie. Grazie moltissimo a voi due per questo viaggio affascinante dell'architettura nella chimica. E dai nostri ospiti devono tornare via, però forse se non li facciamo fare troppo tardi, qualcuno ha qualche curiosità, qualche domanda da fare, penso che siano disponibili a rispondere. Prego. Una domanda rapidissima, mi curiosisce sapere a che età avete scelto il vostro professionista contemporaneo, visto che siete giovani. Questa domanda è importantissima, la città di Firenze. La città di Firenze è stato proprio un momento molto importante. Abbiamo deciso certamente di fare due facoltà che ci permettevano di vivere in città diverse. Quindi abitavamo a Padova e uno dei due doveva scegliere una facoltà per stare a Padova e per l'altro doveva scegliere di andare da un'altra parte. Io sono stato a Padova, sono suo collega. Ah, sì? Ma che già avevate? È di 18 anni, è appena finito il liceo. Avevate già il pallino? No, no, beh, tutti e due avevano il pallino. Siamo stati assieme fino a 18 anni. Parliamo tutti e due il pallino del disegno, il pallino dell'arte, il pallino delle, delle cose. Anche perché ci piacevano appunto i libri, le vecchie librerie, il legno, anche il legno di abete così che è bellissimo. E in questo senso di cercare le cose belle alla fine le abbiamo trovate sia nella chimica che nell'architettura. In Italia? Sì. No, i lavori miei sì, sì, ce ne sono. Dunque, a Milano ci sono soprattutto restauri di edifici, restauri interni, tutte le poste italiane o tutte le filiali di Banca Intesa, di Intesa San Paolo, delle banche, di Deutsche Bank. In Germania, in Italia, tutte quelle sono disegnate. Ci sono tanti prodotti, c'è la Triennale di Milano. Il posto al quale sono più legato oggi è l'isola di San Giorgio a Venezia. L'isola di San Giorgio a Venezia dove c'è, ho realizzato la biblioteca della storia dell'arte, la Manica Lunga, poi ho restaurato il Cenacolo Palladiano e adesso, l'anno prossimo, inaugureremo il Museo del Tappeto, un grande museo, il più grande museo al mondo, il museo che raccoglierà i pezzi più preziosi al mondo di tappeto, proprio a Venezia, che è il luogo ideale proprio quella città italiana che meglio di tutto esprime un insieme tra Oriente e Occidente in Italia. Sapere come il gemello chimico racconta al chimico, al gemello architetto, e cosa il gemello architetto vede nella chimica raccontata dal gemello chimico. Ma ho cercato tante volte di spiegargli le cose, ma è strano. Voi sapete la storia dei gemelli, no? Nei gemelli c'è uno che fa il leader e uno che fa il gregario. Quello che fa il leader è quello che cerca di capire le cose e dopo c'è quell'altro che aspetta che glielo spieghi. Io ero il gregario e quindi sono sempre andato avanti così. Quindi è sempre stato lui che mi ha tutto che cercava di spiegarmi le cose a me più che io che spiegassi. Nato prima. Lui è nato prima. No, io sono nato per secondo, sono più vecchio. Ma questa è una storia che esisteva e che ci ha. Ci ha molto divertito, all'epoca del militare, perché una volta si andava tutti quanti a fare il militare,
c'erano delle condizioni che non si faceva militare in certi casi. Per esempio, uno dei casi era quando si era il primogenito di una famiglia con più di 5 figli maschi. Noi eravamo 8, per cui si andava di così. Però appunto uno dei, chi era dei due che era il primogenito? Allora c'è la legge civile, quella per cui l'eredità passa dal padre al figlio, che dice che è il primogenito dei gemelli e il secondo nato, perché nella concezione convenzionale sarebbe stato il primo concepito. E invece nella legge militare, che è più pratica, dico, chi ha visto prima la luce? Quello. Così io come primogenito non ho fatto il militare e mi sono divertito molto. È anche ancora più semplice, il militare piglia uno stato di famiglia, quello che prima lo fa, non si discute. Questa visione idilliaca che ci avete dato, invece dei momenti di competizione, ci sono state competizioni. Oh. Forse ci sono state, ma non nelle cose fondamentali. La competizione, vedi, te l'ho detto anche prima nella questione, diciamo, artistica, tutti e due abbiamo fatto il pallino della pittura, del disegno, delle cose, della, però dopo uno cede, cioè uno, la forza di differenziarsi è superiore alla forza di competere. Quindi ognuno voleva la sua strada e la sentivamo fortemente. La sentivamo proprio, era una cosa, volevamo separarsi, lui voleva differenziarsi, il suo primo progetto è stato quello di farsi crescere ad armi. La questione è una questione proprio di necessità e di proprio, la senti dentro, proprio ti comporti anche se non la razionalizzi e non la percepisci come razionale. Per cui dopo lui ha lasciato di fare architettura a Firenze, io ho lasciato di fare chimica. Ma avete preso una patente sola? E poi due domande, una per lei e una per suo fratello, altrimenti poi andare in competizione per far condicio due domande. Avete parlato di simmetria, ma esiste in chimica la chimica della complessità? E poi l'architetto cosa ne pensa del binomio tra funzionalità e bellezza nel mondo dell'architettura di oggi, se sono conciliabili oppure? Beh, sono conciliabili anche per quanto mi riguarda, perché la bellezza nella chimica è molto spesso dato non dall'estetica delle molecole, di come sono messi gli atomi, ma di come possono essere preparate e di quello che possono rappresentare. Cioè, una molecola è bella perché serve, allora uno la vede bella anche se di estetico non c'è assolutamente niente. E questo è qualcosa che bisogna sapere qual è il target che si vuole raggiungere, bisogna sapere quanto importante è quella molecola e bisogna anche, poi le molecole non è che si possono vedere, si possono disegnare anche le molecole. In realtà quello che noi vediamo sono quelli che si chiamano gli spettri, no? dei segnali dal quale, come un musicista riesce a leggere la musica e capire la musica, noi riusciamo a vedere la molecola. E noi da questo vediamo tante belle cose, e lo sanno bene i miei colleghi chimici. È una bellezza diversa, quindi anche a spiegarlo... Ecco, io credo che preparando questa conferenza qui, in realtà un momento di crisi c'è stata, giustamente, ed è stata perché quando Ottorino spiega queste due attitudini mentali del deduttivo e del creativo, io volevo che lui invece le nominasse come del razionale e dell'emozionale, e questo binomio tra deduttivo e creativo e tra razionale ed emotivo sono in realtà alla fine la stessa cosa. In architettura, nel design, noi usiamo moltissimo questo confronto tra momenti di razionalità e di ragionamento, quindi deduttivi, da momenti di emotività e di intuizione, quindi fondamentalmente creativi. E sono due atteggiamenti
due atteggiamenti che si combinano sempre insieme e sono molto importanti per un architetto quando si cerca di interpretare la richiesta di un cliente e si cerca anche di giudicare il senso del lavoro che si è fatto, razionalmente e emotivamente. E le due cose stanno sempre insieme, non esiste e non esisterà mai un momento solamente razionale e un momento solamente emozionale. Quindi bellezza e funzionalità sono sempre lì, devono essere sempre lì. Ci saranno dei casi nei quali la funzionalità sarà inferiore e la bellezza sarà superiore, e altrettanto dei casi nei quali saranno delle cose che funzionano molto bene ma sono brutte per tutti. Vabbè, ma magari con questo. Volevo fare una provocazione. In realtà noi abbiamo ammirato un sacco di cose molto belle, e sono un chimico, ho ammirato moltissimo anche le strutture che specialmente all'inizio sono state disegnate, dove c'è un fondo di simmetria. Allora, secondo voi, che venite da esperienze professionali molto diverse, perché ci piace questa simmetria? Cioè, perché è una cosa che ha una simmetria intrinseca in cui delle volte affascina chi la guarda? Credo che poi tra l'altro questo tema della simmetria per noi italiani in queste città qui del Rinascimento sia veramente un grande tema. La simmetria è stata proprio inventata dagli architetti per creare un equilibrio, per creare delle condizioni nelle quali non ci fossero sbilanciamenti, ci fosse proprio l'esaltazione massima della cosa più sublime, più eterea, più possibile meno riferita alle cose banali e materiali di tutti i giorni. La simmetria è una specie di elevazione mentale. Il Palladio lo usava proprio nel progettare le sue cose perché aveva bisogno di questa regola quando costruiva in una pianura anche a volte desolata, popolata solamente da zanzare, e aveva bisogno di trovarsi una regola nella quale esprimersi, nella quale sfidarsi. E la simmetria in questi casi era proprio l'elemento generatore di tutto quanto. Questa è una domanda difficile, ci penso, da tutti, però di prima acchito così direi che è l'equilibrio. La simmetria è un qualcosa per cui compositivamente hai un equilibrio, hai dalla parte destra lo stesso che nella parte sinistra, e se tu vedi anche tutte le grandi opere che sono state fatte, le arti figurative hanno tutte un equilibrio ben preciso, la composizione in pratica, la composizione della simmetria è un equilibrio in cui noi ci riconosciamo. Comunque ci pensavo di più. Un'ultima domanda perché poi veramente non mi sentirei in colpa a fare andare via. Faccio io un commento. Vabbè, non importa, fatto così, è più un commento che una domanda. Probabilmente io volevo ringraziare Gianna e soprattutto gli speaker di stasera per questa conferenza un po' inusuale, diciamo, rispetto alle altre che sono molto più tecniche e potrebbero sembrare più scientifiche di questa, ma io invece vorrei dire che questa è stata sostanzialmente una conferenza scientifica, perché gli step del pensiero che avete messo in luce sono sostanzialmente quelli che sono alla base di qualunque attività intellettuale. Tutti questi piaceri che voi avete citato certamente si ritrovano in chiunque fa un lavoro simile al vostro, sostanzialmente di attività intellettuale. Un altro piacere che a me piacerebbe citare è il piacere di imparare, che è continuo e non smette e non passa con l'età, ed è un piacere che io ritrovo, diciamo, nel rifare questo lavoro. E quindi vi ringrazio e ringrazio Gianna, e se volete commentare per concludere
questa conferenza un po' diversa. Assolutamente, commentare dicendo che proprio per questo piacere di imparare siamo diventati tutti e due professori. Lui facendo una fatica boia, io facendo un po' meno fatica, ma nel senso che lui ha fatto tutta la carriera, tutta la trafila universitaria, invece io sono capitato professore di colpo e insegnare ha proprio questa bellissima valenza di mettersi continuamente in discussione e di continuamente poter imparare. Si insegna per imparare e così ci piace farlo. Beh, io vi ringrazio moltissimo ancora. Prima di salutarvi vi vorrei ricordare che la prossima settimana c'è il primo della caffescienza del nostro programma, che non si deve